Sono scesi nuovamente in piazza i risparmiatori azzerati dal decreto salva banche del 22 novembre 2015. Mercoledì mattina hanno fatto così tappa a Roma per una manifestazione di protesta organizzata dall'Associazione Vittime del Salvabanca. Striscioni e megafoni alla mano, i risparmiatori si sono dati appuntamento in Piazza della Rotonda, a pochi passi dal Senato. Una protesta pacifica, quella dei risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione ormai oltre un anno fa, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. Una delegazione dell'associazione, guidata dalla presidente Letizia Giorgiani, è stata poi ricevuta in Commissione Finanze del Senato. Abbiamo potuto parlare con Mauro Maria Marino, presidente della Commissione Finanze, e abbiamo ripercorso insieme il disagio dei risparmiatori delle quattro banche, disagio che si è rimanifestato con tutta la sua importanza all'uscita appunto del decreto salva risparmio, dove noi da sempre evidenziamo una disparità di trattamento inaccettabile. Quello che ci è stato riconfermato è l'impossibilità per loro di poter trattare questi istituti diversi, quindi Monte Paschi rispetto alle quattro banche, in maniera simile, e insistere su in qualche maniera su un'equiparazione non sarebbe per noi la strada giusta. Comunque si è aperto di sicuro un dialogo, tanto che dovremo fare delle osservazioni e un nuovo incontro verrà fissato da qui a 5 giorni, e ci inseriremo nella lista di ipotesi anche da loro consigliate.